Raga, non ce la faccio, sembra Zitti! troppo Apu dei Simpson. Mamma mia. Scusa, Simo. Mi devi rovinare la poesia, mi devi rovinare. Vai, scusa, dico così. Ci banneranno, lo so. Buonasera a tutti, siamo questa sera per giocare all'Ex Occultum, gioco fighissimo, con Teo, non so dove esso sia nel layout, come master, e non vedo l'ora di giocarci io personalmente perché questo è un gioco che mi attira assai, ok? Anche un po' mi inquieta il tizio che c'ho qua dietro che mi guarda con lo spadone, però... E niente, ovviamente ormai avete, penso, imparato a conoscerci con le altre registrazioni e appunto, come ho detto questa volta, è il turno di Teo per farci da gran maestro, non da master. E io, Edo e Elvis giocheremo cercando di mettere in difficoltà il buon gran maestro, come tutti i giocatori degni di questo nome. Come si suol dire in Russia dove giocheremo? 10. Allora, ci troviamo nel 1773, più precisamente nella città di Dwinsk. In questo luogo, che fino a poco tempo fa era in territorio polacco, la Russia ha messo le sue manine dopo la ripartizione. Inutile dire che ci sono dei disordini, dei conflitti. Ma questo non riguarda voi, poiché voi siete stati contattati da qualcuno. Che non si è presentato se non con un nome in russo, più precisamente lo Zaski Pariada, ossia sembra un'associazione occulta segreta, ma nemmeno chi tra di voi si intende ne ha mai sentito parlare. Vi siete avviati quindi verso la città di Dvinsk alla ricerca di qualcosa che sta facendo sparire molti cittadini. Avete un appuntamento l'indomani con questo contatto. Ma la notte prima qualcosa accade. Il primo di voi a svegliarsi è Noah. La prima cosa che ti prende è l'odore di legno marcio nel tuo naso. Non state dormendo in un hotel di lusso. Ma capisci che non è un risveglio naturale perché senti del trambusto, rumore, voci. Voci molto profonde e molto agitate. Apri gli occhi e vedi intorno a te una stanza buia, cupa. I tuoi compagni dormono nei loro letti, da soli e totalmente al buio. Solo la luce della luna filtra dalla finestra. Improvvisamente senti da sotto queste persone urlare: "Stiamo cercando la stanza 32!" "Ah sì, gli stranieri, certo, prego, prego, terzo piano a destra." Ci metti un attimo, poi fai: "Aspetta, noi siamo la 32." Cosa fai? La prima cosa che ti chiedo è, io sono con due persone che conosco, conosco Augusto Sì. e Hugo, ok? Cosa abbiamo in questa stanza, nel senso, qui con noi? Abbiamo le cose indispensabili, immagino, in stanza. Allora, avete le vostre valigie molto leggere, Ok. avete anche delle armi e avete prevalentemente a livello di mobilio sono tre letti, una cassettiera singola e un vecchio armadio che non avete nemmeno provato ad aprire perché l'anta ha un cardine rotto, avete paura di smontarlo e farvi pagare i danni. Ok, i miei soci sono svegli? Ancora addormentati. Ah, allora mi precipito immediatamente a svegliarli, però in maniera bisbigliando, cioè senza svegliarli con urlando, eccetera. Li scuoto un pochino e gli faccio shh appena aprono gli occhi. Hugh e August, entrambi vedete il vostro compagno che vi sta svegliando, intimandovi di stare in silenzio. Quando anche voi sentite questa enorme massa di persone, saranno 6-7. In realtà forse anche di più, che stanno correndo rapidamente su per le scale. Io cerco sul comodino la mia pistola da giacca. È ancora lì. La prendo e tiro il cane fino in fondo. Dopodiché mi butto sotto il letto, rotolo e sono pronto a colpire allo stinco. Perfetto. Augusto? Io mi sveglio,
vedo Hugh che si infila sotto, Noah che mi sta chiamando, faccio... Cosa? Cosa? Già? Già ora di alzarsi? Sono confuso, non capisco. Vedi che sono molto spaventato in volto. Ti sussurro, ovviamente adesso non parlo sottovoce se non si sente col microfono, però stiamo molto attenti. Qualcuno vuole venire a trovarci e non ho idea di che cosa possa volere da noi. E io non ho intenzione di scoprirlo. E come si suol dire, scappiamo. E dicendo questo prendo i miei vestiti, controllo che ci siano i miei beni, anch'io ho una pistola e controllo che sia nella tasca della giacca, mi infilo al volo le scarpe e mi guardo intorno, ci sarà una finestra. Che piano siamo? Allora, siete al terzo piano. Però avete più di una finestra. Io effettivamente, sentendo che forse è meglio la fuga della lotta, esco dal mio nascondiglio e inizio a guardare cosa si vede appunto da queste diverse finestre. Allora, la vista è pessima, anche in questo l'hotel è scarso, ma forse può essere fortunato per voi, poiché c'è un tetto più basso. Il salto non è nemmeno troppo lungo, potreste farcela tutti, forse. Faccio cenno, senza far rumore, quindi con la sola mano, per dire, e indico il tetto sottostante. Nel mentre i passi sono sempre più vicini, una voce più autorevole delle altre. Mi raccomando, uomini, la padrona li vuole vivi. Potete ferirli, ma devono essere capaci di parlare, sono stato chiaro? E sentite gli altri, sì signore, sì, ma non hanno paura di non svegliarvi, non vogliono fare qualcosa di furtivo. Ok, io la stavo per dire a Bon Yug, ma sei scemo buttarci, ma quando dicono questa cosa, se volete vado io per primo. E la finestra. Getto i miei vestiti, ovviamente non salto come un Indiana Jones o un coso, scavalco a cavalcioni il davanzale, cerco di scendere tenendomi con le braccia e poi chiudendo gli occhi salto e cerco di atterrare il più morbidamente possibile per quanto io possa fare. Ok. Io lo seguo senza meno, insomma, aperta la finestra, vedo che va e faccio per... Anch'io prendo la mia valigia, la butto oltre e faccio per scavalcare. Aspetta che mi sposto, se no madri in testa. E tu no, invece? Allora, se lui si è buttato ed è ancora vivo e non ho la certezza, non sento il tuffo, tipo il tonfo, l'urlo di dolore, vado giù anche io. Ok, allora mi fate tutti quanti un tiro agilità, sì. E visto che non è un salto in lungo particolarmente difficile, ma più vi state facendo cadere, e okay. Mettetevi un più 2 al tiro. Va bene. Ok. Arrivate sul tetto, tutti e tre sani e salvi. Chi per fortuna a momenti cascava nel vicolo di sotto, chi invece con un atterraggio nemmeno fosse una ginnasta olimpionico. Dietro a voi, improvvisamente, la porta di legno che chiudeva la vostra stanza esplode, come se qualcuno di particolarmente forte gli avesse dato un calcio. Sentite movimento, confusione, ma poi una voce, sempre quella che aveva parlato prima. Lori di idioti, dove sono finiti? La padrona vorrà le nostre teste! Poi sentite che dà un colpo a qualcuno. Cercateli! Cosa fate? Per la premessa, tutto in inglese. Perché anche se sei in terreno occupato dalla Russia, comunque stanno parlando in inglese. Ok. Ok. E io prendo i miei vestiti che avevo gettato a terra, tutto quanto, ricontrollo che la pistola non sia caduta dalla tasca mentre la lanciavo, e cerco un qualcosa dietro a cui nascondermi che non sia visibile, da cui io non possa vedere la finestra, presumendo che se non ho linea di vista verso la finestra, loro non abbiano linea di vista verso di me. Allora, sì. Siete fortunati perché c'è un grosso comignolo del palazzo su cui siete che è sul lato del vicolo, quindi potreste nascondervi dietro. Dovreste stringervi abbastanza visto che siete in tre, però okay. Potreste. Quindi siamo certi che quello sia un punto cieco, lì siamo tranquilli. Sì, okay. Ne siete certi perché comunque
le finestre sì sono più di una, ma il comignolo non è solo, diciamo, in verticale, ma ha un momento punto in cui si restringe, quindi la base okay. è abbastanza larga. Quindi io mi accuccio sotto la base più larga e mi chiudo lì cercando di respirare il più piano possibile, nonostante abbia un po' di fiatone da tensione e dal lancio ancora dalla finestra. Voi altri ragazzi lo seguite o cercate qualcos'altro? Io cerco di andare il più velocemente possibile, insomma, dietro al comignolo, lo vado veloce ma quatto, quindi con la mia scarsa agilità, però mi muovo sul tetto, insomma, la voglia di vivere è più forte. Ok. Vorrei rivolgermi verso Hugh. Anziché strisciare come una lucertola, piuttosto, tu sei quello che ci vede un po' più lungo di tutti. Che cosa potrebbero volere questi da noi e perché così all'improvviso? Ma sicuramente il fatto che ci stiano cercando e il fatto che siamo stati contattati da un'organizzazione di cui neanche io, che di solito sono ben informato, avevo mai sentito nominare, vorrà dire che c'è qualcosa di importante sotto. Al momento ho pochi dati e a me sai che piace parlare solo quando so quello che sto dicendo. Quello che ti posso dire è che al momento dobbiamo andarsene da qui, poi capiremo chi possono essere o meno. Io faccio: vi pare questo il momento di parlare, di dare possibilità a quelli di sentirci? Raga, state, non ce la faccio, zitti. Sembra troppo Apu dei Simpson. Mamma mia, scusa Simo. Mi devi rovinare la poesia, mi devi rovinare. Vai, scusa. Ci banneranno, lo so. Dopo che Augusta dice questo, effettivamente faccio un cenno di sì con la testa, ammutolisco e guardo... Cerco di guardare, insomma, la situazione, di capire che cacchio sta per succedere. E soprattutto di ascoltare, se riesco a captare delle parole. Allora, quello che senti è che stanno investigando nella stanza, stanno ribaltando tutto, tra cui anche l'armadio che cade a pezzi, come sospettavate prima. E l'unica frase che senti di nuovo in inglese, come se queste persone fossero di nazionalità diverse fra loro, è... Li abbiamo persi, fuori di qui ragazzi, sparpagliatevi in giro, dobbiamo trovarli. La padrona avrà i nostri cazzo di culi. E vedi che sbatte un uomo verso un muro, passando come se l'avesse scansato violentemente, e se ne va, infuriato ma al contempo terrorizzato. Cosa fate ragazzi? Io innanzitutto mi vesto, perché sto ancora col pigiama. Veda un po' lei. E poi avvolgo il pigiama, ne faccio una pallottola e la lascio lì dove stavo e mi guardo intorno un attimo per vedere se c'è un qualche modo di scendere da questo tetto per scappare da qui il più velocemente possibile, visto che i miei compagni non sono proprio propensi a vivere. Io una mezza idea in realtà ce l'avrei, ma non so se è fattibile. C'è un qualcosa che posso, che ne so, un mattone o qualcosa lì che posso lanciare da un'altra parte per fare del gran baccano e distogliere la loro attenzione? Non voglio rischiare nemmeno l'1% delle possibilità che loro possano trovarci, quindi voglio proprio fare come nei film, quando tu fai casino da un'altra parte e il mostro, il cattivo, l'antagonista se ne va altrove. Allora, sì, ma è una scommessa. Ciò che potresti lanciare sono delle tegole, quindi sì, faresti rumore, ma potreste poi attirare l'attenzione sui tetti. Guarda, per non fare l'ignorante, visto che i ragazzi già ci conosciamo, siamo un gruppo coeso, gli propongo questa cosa. Vi chiedo proprio se posso fare questa cosa, se mi date il vostro benestare. Perché no? Se ci allontanano da queste persone, per me va bene. Augusto, tu hai più forza di tutti, lancialo lontano, lancialo il più lontano possibile per favore e prova ad allungargli una di queste cose. Guardate, io ero venuto qui per fare l'interprete, mi trovo a scappare sui tetti e ad essere uomo forzuto di circo che aiuta voi. Tra qualche anno, Augusto, magari potresti aprire un tuo negozio di birra e cibo in qualche cittadina sconosciuta, non ti preoccupare. Sto andando in Springfield. Springfield.
Se ci arrivo. Allora, prima che tiri, però ti rispondo alla tua domanda di prima. Cosa c'è per potersene andare dal tetto? Allora, o scorrete su un altro tetto vicino piatto, però non ti porterebbe più vicino a terra. C'è una porta, che non sai se è chiusa o aperta, ma comunque potresti sfondare la finestra per entrare. Oppure il metodo più veloce, sia nel bene che nel male, è una grondaia che porta fino al vicolo sottostante. Io, ragazzi, andrei per la grondaia, perché la porta, c'ho paura che ci troviamo quelli che stanno cercando da qualche parte. Sono d'accordo. Allora, io proverei a lanciare la tegola dalla parte opposta della grondaia, in modo che poi abbiamo tempo per... cioè, scendiamo e andiamo dalla parte opposta a cui facciamo appunto rumore. Però aspetterei che loro cominciano a scendere. Perché sennò magari c'ho paura che tiro e poi siamo un fila lì a aspettare di scendere. Allora, non vi chiederò un tiro per scendere. Comunque è bella salda, è anche abbastanza cicciotta. Quindi piano piano scendete, tu vedi i tuoi compagni calarsi, lanci questa tegola sulla strada principale, senti che fa effetto in effetti questa esplosione di cocci, attiri l'attenzione di persone, che non civili ovviamente essendo piena notte, ma di queste guardie, e le vedi. Non hanno la divisa russa, i soldati russi in effetti, hanno una divisa privata, cioè perché non è associabile a nulla, hanno il simbolo della Russia attaccata alla spalla, ma sembra una pezza messa dopo, le divise sembrano di qualcos'altro, non sapresti quantificare. Comunque si lanciano a vedere fuori cos'è il rumore e tu hai il tempo di calarti dalla grondaia. Ok, perfetto. Io mentre corro lì faccio: lo sapevo che non dovevo venire da queste parti, lo sapevo, lo sapevo. Piango tra me e me. Cominciate a calarvi dalla grondaia una alla volta. Il primo a scendere vede che intorno a voi è un accumulo di spazzatura. C'è di tutto, rifiuti, cibo avariato, una puzza che riesce anche a sentirla in bocca il sapore. Topi che scappano ovunque, spaventati dalla vostra presenza. Quando però, alla fine, August vi raggiunge e cade a terra, fai leggermente troppo rumore. E sentite il rumore di qualcosa che si muove all'interno di questo mucchio di spazzatura. E un uomo, vestito con abiti, in realtà in passato erano anche eleganti, ma rovinati, sporchi, stracciati, una barba incolta e questi capelli lerci, vi punta una bottiglia rotta addosso. Che siete? Cosa ci fate qui? Ovviamente questo però in polacco. Allora, io quando vedo questo che agita la sua bottiglia, estraggo la pistola e gliela punto. Fermo, vile meccanico! Fermi, fermi. È spaventato quanto noi. Io mi rivolgo verso il barbone in polacco, gli dico: non siamo persone minacciose, stiamo fuggendo da qualcuno che ci vuole fare del male. Voi tutti vedete che l'uomo cala la bottiglia e sbotta a ridere. La prima cosa è che vi preoccupate perché fa rumore, però sì, vedete che poi si ferma, vi guarda, dice qualcosa in polacco, indicandovi. Tu, August, capisci che Paghetti vi sta dicendo: ah, avete fatto arrabbiare la padrona. Lo guardo e faccio ai miei amici: anche lui ha parlato di padrona. E rivolto verso di lui in polacco gli faccio: chi è questa padrona? Lui vedi che ti guarda, la testa un po' piegata, un po'... E... voi quindi siete forestieri. Sei un ragazzo molto sveglio. Infatti, guarda. Irina Bogdanov. Nostra, e vedi che fa un inchino, ma eccessivamente... periodizzato, nostra illustre governatrice inviata da madre Russia.
Io man mano faccio da traduttore al mio gruppo. Okay. Lei non piacciono persone che vengono da fuori? No, no. Anche chi gira di notte, anche chi dice qualcosa contro di lei, e sparisce molta gente ultimamente. Siamo qui per questo, no? Chiedigli dove sta. Glielo chiedo. Beh, dovete perdonarmi. Sapete, poco alcol, tanto freddo, mia testa non funziona bene. L'aria di voler qualcosa. Ah, non credo che sia moralmente giusto dargli da bere. Però potrei offrirgli uno dei miei cappotti. E faccio per prenderne uno dalla valigia. Ok, quando ne prendi uno glielo fai per porgerglielo, lui te lo strappa dalle mani, se lo guarda, se lo gira, se lo comincia a infilare. Oh, il caldo ha riacceso il mio cervello. Che casualità. Io quando vedo questa scena mi sento un po' una merda, però mi viene in mente che potrebbe essere confuso con noi. Uno di noi c'ha un cappello? Io ho un ricco guardaroba, visto il mio status, diciamo, sì, nobiliare. E quindi avrei anche un cappello, ma... Ok, dammelo. E io lo prendo, glielo do al barbone, fa: e questo scalderà tuo cervello e lo terrà al caldo. E ci puoi dire ora, se ricordi, dov'è la villa della signora? Sì, vedi che lui prende questa bombetta, la gira, se la mette in testa, se la sistema. Certamente la mia memoria è di ferro. Vi indica la strada principale e fa: seguite il fiume. La villa si trova più avanti, illuminata come se fosse sole. Ma siete folli se andate lì. Io, tutti quelli che sono stati portati lì, mai più visti. E vi indica lì a fianco un altro mucchio di rifiuti. Lì c'era la vecchia Katrina. Riposa in pace. Gran maestro, io in tutta questa fase di dialogo con questo clochard, guardate che eleganza, mi sono in realtà concentrato, se posso, sul, dato che c'erano già loro due che interagivano, sul verificare che ci fosse qualcuno che ci sentiva, origliava, guardava dal balcone della finestra. Vorrei che veramente nessuno possa avere assistito a questo dialogo tra noi e questo soggetto strambo. Guarda, vedi che dalle finestre non c'è nulla, perché il vicolo non ha finestre che gli danno sopra. Le finestre sono dal secondo piano, quindi diciamo è più o meno riparato. Per quanto riguarda la strada principale, i soldati dei vestiti misteriosi sono andati via dopo la tegolata, pensando che abbiate fatto cascare qualcosa. Bella corsa. Quindi sembra che sia tutto quanto al sicuro. Grazie. Che facciamo? Andiamo via? No, siamo qui per un compito. È il nostro dovere, oltre che il nostro lavoro, scoprire perché le persone scompaiono. Inoltre, se è davvero colpa di chi governa questo luogo, è nostro preciso compito liberarlo dal gioco che gli affligge. Non siete d'accordo con me? No, però ti rispetto. Quindi ci sono, ci sto. Possiamo intrufolarci in qualche casa o dite che è un po' troppo esagerato? Io mi allontanerei per allontanarsi. È proprio quello che si aspetterebbero, August. Potrebbero avere già perlustrato il perimetro e essersi già posizionati. Sarebbe un po' una mossa strana da parte nostra, no? Rimanere qui dentro e trovare un nascondiglio in una casa, forse. O magari mi sono fatto troppi viaggi io, troppi castelli. Io credo che dovremmo tentare di andare, lasciando che il barbone vaghi, e in caso fermeranno lui. Certo. Proviamo, proviamo. So che mi pentirò di quello che sto dicendo, ma la vostra idea purtroppo è l'unica sensata. Abituatici a Hugh, ormai lo conosci anche tu. Ci ho rimesso un cappotto e un cappello. Oh, capirai. Ma tuoi intestini sono ancora in tua pancia. Però... grazie a questa perdita. Vero. Almeno finché ci decidiamo ad allontanarci.
altrimenti rischiamo noi e Barbone di fare fine di budella. È ora di andare, dunque. Andiamo. Ci allontaniamo. Vi allontanate da questo sporco, lurido e lercio hotel, con un ancora più sporco, lercio e lurido vicolo, verso il fiume. Dopo questo viaggio fra i vicoli, arrivate davanti alla villa. La vedete in lontananza. È un enorme magione dal tetto blu, uno stile non proprio polacco, probabilmente è stata ristrutturata con uno stile più russo. Illuminato come fosse giorno, capite adesso la battuta, come se fosse il sole. Vedete che c'è un via vai di carri davanti l'ingresso, probabilmente è in corso una festa. E questo è supportato anche dall'enorme quantità di guardie. Notate sia guardie vestite con abiti dell'impero russo, sia altri vestiti con questi abiti neri degli uomini che vi hanno dato la caccia. Non interagiscono molto fra loro. Già dal primo acchitto lo vedete, le guardie fanno il loro compito, mentre gli uomini in nero girano in tondo a questa magione pattugliando. Voi siete ancora molto distanti, quindi non c'è il rischio che vi vedano, però avete modo di inquadrare tutta la struttura. Cosa fate? Sembra davvero ben protetto. Dovremmo trovare una strategia. Voi avete qualche consiglio? Siete voi gli uomini di azione. Io sono quello che parla. Mi stavo solo chiedendo se queste persone possono essere corruttibili, Hugh. Tu e io in due abbiamo delle risorse che in poche persone possono vantare di avere. Ma non so se sarei pronto a correre questo rischio. Questi maledetti potrebbero non curarsi dei nostri soldi. Allora, io mentre loro parlano e tutto quanto, mi do un'occhiata intorno e mi concentro più che altro sul fiume, ok? Perché mi viene in mente, magari, che ne so, se ci possa essere un qualche scarico, un qualche, spero più una sorta di magazzino che gli porti la roba fluvialmente, però qualcosa del genere. Ok, allora per vedere ciò dovrei avvicinarti. Ti avvii da solo in ala scoperta o ti porti dai compagni? Io penso tra me e me, me ne pentirò. E mentre io guardo una cosa, ragazzi, voi fate un piano. E No, ci vado. separiamo. No, vado un attimo avanti da solo, in modo che Ah, sempre. ok. Ah, perché io ho visto un sacco di puntate di Scooby-Doo e finisce sempre male. Male, malissimo. Ascolta, se c'è una festa in corso, potremmo infiltrarci, non corrompere le guardie. Ma tu potresti essere presentato come la curiosità, l'avventuriero esotico che ha delle storie da raccontare. E io potrei Esatto. essere. Ti presento. Sei d'accordo? Te la senti buona? Potrebbe essere un'idea se l'altro torna. Hugh, tu mi hai fatto fare un sacco di soldi con tutte le stronzate che hai detto. Mi sono sempre fidato di te. Se tu pensi che questa sia una cosa buona, io mi fido di te. Io penso che abbiamo una possibilità e che questa possibilità potrebbe essere la nostra possibilità, la migliore, la più sicura, la più certa e che non metterebbe in pericolo ulteriormente il mio guardaroba. Le priorità, ragazzi. E sia. Andiamo. Camminando lungo il bordo del fiume, vedi al di sotto della strada, lungo gli argini, effettivamente uno scolo. Sembra provenire da questa villa. Vedi dei liquami che escono fuori, ma per tua fortuna le barre in metallo sono ormai devastate dalla ruggine. Probabilmente un pugno, una strattonata, una sassata le potrebbero rompere. Quindi forse, se riuscirai i tuoi compagni ad attraversare quello schifo, potresti aver trovato una strada d'ingresso. Ok, io do una bella respirata e constatando quel che penso che sia, giusto? Sì. Faccio tra me e me. Chissà se i miei amici vorranno assaggiare questo piccolo pezzo di India qui in Russia. E sorridendo torno da loro. Li vedete tornare, quatto quatto a passo veloce,
con in volto un sorriso un po' sardonico, non sapete perché. Ho trovato il nostro Gange. Ci porterà dritto dritto dentro l'abitazione. Sto bene. Notevole, direi che è molto meglio del tuo piano, Hugh. Forse. Hai altri vestiti di ricambio, Hugh? No, non li devi dare a nessuno. Serviranno a te. Vedremo. Ora capirete, venite. Andiamo. È inquietante, ragazzi. Non so se è più inquietante io, Augusto o Simone, però è inquietante. Qui potrei citare Lady Oak. Piuttosto che la gogna, ha preferito la fogna. Però un uomo di cultura. Beh, esatto. Ragazzi, Weird TV. Vi avviate verso il mondo? Sì, li porto verso il l'imbocco fognario. Sì. Vedete tutti l'imbocco. Vedete tutti cosa sta scolando. E qua malincuore vi avviate verso l'interno, dove l'odore di escrementi, liquami, e sperate non ci sia anche di peggio, ormai non so, vi entra nel naso, ma quasi anche in bocca al saporaccio. E entrate in questo magico percorso.